caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine e Vibrosonica. Ben ritrovati ad Un Caffè con l'Esperto, siamo qui nel prestigioso Caffè Pedrocchi, in Sala Bianca per la precisione, e ospite di Un Caffè con l'Esperto oggi è Francesco Canella, fondatore del gruppo Alì, la catena di supermercati per il quartiere ma anche per gli ipermercati. Questa è un po' la vostra filosofia. Sì. Signor Canella, lei è veramente una figura storica dell'imprenditoria locale. Perché è stato, pensate, questo signore è stato il primo a introdurre nei supermercati il banco servito. Questo è il termine tecnico. È vero, no? Sì. Siete stati i primi in Italia. Parlavamo poco fa con Francesco Canella, che è del Capricorno, quindi è una persona tenace. Lei si riconosce nel segno del Capricorno? Sì. Beh, io sì, perché sono un uomo del fare. Ecco, esatto. Che dico che fisicamente uno sta bene e deve fare. Il signor Canella ha avuto, intanto chi ha avuto questa intuizione di introdurre, perché adesso noi siamo abituati a entrare in un supermercato e sappiamo che c'è il banco servito, no? Quindi dove sono i prodotti freschi, eccetera, ma un tempo i supermercati non l'avevano. Chi ha avuto questa intuizione all'interno del vostro mondo? L'ho avuta io per primo per due motivi, cioè io sono partito da Casone di negozio dopo la guerra del 46. E lei lavorava allo spaccio Onarmo, che vuol dire che cosa Onarmo? Onarmo era Opera Nazionale Assistenza Sociale Religiosa, eccetera. Cioè era un ente subito dopo la guerra per distribuire i prodotti americani a buon prezzo in Italia. Ah, quindi, si chiamava Spaccio Onarmo, certo. Che era sotto la chiesa di San Gaetano. E lei lì ha mosso i primi passi? E lì sono partito lì con i primi passi. Passati un pochi di anni dopo, cioè i prodotti americani non arrivavano più, c'era il progresso che ringraziato il Signore è venuto anche in Italia, esatto. Eccetera. Loro, siccome che eravamo dipendenti praticamente del Vaticano, e loro hanno detto: guardi, cioè, il nostro compito, ormai siamo commercianti, il nostro compito di assistenza è finita. E mi hanno chiesto se volevo prelevare io il negozio. E io dico, vabbè, nel 58 dico proviamo. E sono partito col primo negozio. Dal 58 in poi hanno cominciato ad arrivare i primi supermercati in Italia, a Milano, eccetera. Dopo, dal 60, 62, 65, c'era la volontà anche qui da noi, eravamo associati un po' tutti i negozi di generi alimentari, tutti i piccoli commercianti erano associati. I famosi casuini. La famosa voce casuini, esatto. I famosi casuini, ha detto dobbiamo fare dei supermercati. Abbiamo fatto delle richieste in municipio, va a capire, eccetera. E il comune ha detto ogni 5 licenze che depositate, vi diamo una licenza di supermercato. Cioè, dico, benissimo, vediamo, eccetera. Io ho voluto fare un corso così, un viaggio premio, diremo, con la Camera di Commercio di Milano in America per capire sti eventi dei supermercati. In e io ho girato un mese qui e fra l'altro ho trovato anche dei supermercati di oriundi italiani. E ne ho trovato uno a Boston particolare che aveva il banco al taglio, perché i supermercati prima, cioè tutti, vendevano solo confezionato tutto, e questo supermercato invece aveva il banco al taglio come avevo io come negozio di generi alimentari. E ho detto, ma per legge si può, parlando lì con questo oriundo americano, ma dice io ho fatto domanda, me l'hanno concesso. E allora siamo tornati a casa, tutti entusiasti di fare, dopo qualcuno, quando è stato ora, dico, signori, dico, facciamo uno studio che avevo fatto, dico, facciamo 4 supermercati su 4 angoli della città di Padova, con un magazzino centralizzato. Però ogni 5 commercianti che depositava la licenza aveva una licenza. Aveva come supermercato. E allora dico, ogni supermercato 5 soci, però ognuno segue, e solo il magazzino in comune, eccetera.
Sì, qualcuno, ma sai, io ho una certa età, altri, io non ho paura di supermercati, eccetera, così mi sono arrabbiato. E me lo faccio da solo. Sono partito da solo, ho comprato 5 licenze, che bisogna avere 5 licenze, e nel 71 sono partito col primo supermercato, col banco al taglio, come che avevo prima come negozio di generi alimentari. Quindi lei praticamente ha fatto un super casoin, in buona sostanza. Super casoin. Musical instruments to sound the air were made during the past. Now we have created a new instrument to sound the body with similar criterions, the Tibetan bed. Vibro, a polysensorial company. Sa, signor Cannella, ad esempio qui ad Un caffè con l'esperto noi parliamo sempre di innovazione, no? Questa parola che è molto... Ma Padova, io lo voglio ricordare e ho un esempio vivente e tangibile qui di fronte a me, è sempre stata la patria dell'innovazione, perché lei a suo tempo ha innovato la figura del supermercato con questa iniziativa. Senta, e come mai questo nome è strano? Strano per noi, cioè voglio dire, Ali. È perché gli eventi dei supermercati erano tutti nomi stranieri, in particolar modo perché veniva dall'America i supermercati, certo, esatto. Eccetera. Io dico perché, io siccome che voglio restare, dico il classico negozio dei generi alimentari che avevo prima. E io ora studi e fai, guardi alimentari. E perché lo chiamiamo Ali? Le facciamo prima. Quindi ha tolto il mentare e ha lasciato da lì. È lì perché è esaminata da tecnici, è un nome corto, certo. Visivo, facile, insomma. Senta, allora, praticamente questa realtà così importante che ha attualmente 3.300 dipendenti, sì. Quindi è una realtà veramente... E quanti punti vendita, signor Canelli? Cioè, io sono partito col primo nel 71, solo supermercato. Dopo nel 78 ho aperto anche un piccolo centro commerciale che era quello di Abano e successivamente ho perso due o tre punti vendita all'anno, crescita piano e oggi siamo arrivati a 110 punti vendita con 3.300 dipendenti. Ma crescita un po' all'anno, senza esagerare. E tra l'altro ricordiamo che nonostante la crisi potente che attanaglia tutti i settori, eccetera, voi anche quest'anno siete riusciti ad offrire dei nuovi posti di lavoro. E questo lo considero un merito perché io prima avevo partito solo Padova come supermercati, poi diremo la provincia di Padova, poi adesso mi ho dato un obiettivo 100 km dalla sede della società, perché qui 100 km dalla sede riusciamo a capire il rapporto diretto col cliente, perché il latte che manda, che prende Bassano non lo prende a Padova, qui a certo. Porto Gruaro non lo prende, certo. E mentre le grosse organizzazioni da Milano danno ordine di fare così, fare... Ma lei ha una capacità organizzativa invidiabile. Cioè. No, magari, insomma. Allora, tra l'altro, voi siete tra i pochi, credo, che siete riusciti ad aprire dei punti vendita in un territorio blindatissimo come l'Emilia-Romagna. Sì, proprio un suo... Non solo, le annuncio l'ultimo. Abbiamo ottenuto... Anche in Toscana, non mi dica che è in Toscana. No, al Lido di Venezia. Ah, al Lido di Venezia. Abbiamo ottenuto da pochi giorni l'autorizzazione per fare un supermercato di quartiere, naturalmente, quelli che facciamo noi, insomma, certo. Quasi esclusivamente solo prodotti alimentari e prodotti locali. Vedremo qualche star del cinema durante la mostra del cinema di Venezia che viene a fare la spesa. Speriamo. Senta, signor Cannella, ma lei è mai andato a fare la spesa? No, io sono un uomo che, cioè, una volta all'anno io conosco tutti i supermercati del nord Italia
Cioè, oltre che i miei li visito quasi esclusivamente il sabato e la domenica, che allora si può viaggiare con le macchine, non c'è code, eccetera. E controllo un po' tutto. Lei fa delle visite a sorpresa, praticamente. No, vado, loro sanno e anche le fanno piacere quando in particolar modo la domenica dice: guarda, anche il titolare viene qui con noi, noi siamo qui a lavorare, ma il titolare è venuto a trovarci. Certo. E questo fa piacere, insomma. Now we have created a new instrument to sound the body with similar criterions, the Tibetan bed. You use it by lying down, just like on a bed, but its function consists in transmitting to the body sound and mechanical waves disguised as vibrations. Vibro, a polysensorial company. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni su canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Ma voi che proponete questi prodotti al supermercato, li assaggiate, li testate i prodotti? Senza dubbio li attestiamo e cerchiamo di essere anche aggiornati i prodotti. Adesso, per esempio, il biologico, per 10 anni, 15, non siamo mai riusciti a farlo andare più di tanto perché costava troppo, perché non era bello. Adesso 20% l'anno di incremento, io ero pronto il biologico. E qua la volevo, signor Canella, una trasmissione che si chiama Report ha creato un po' di scompiglio nel mondo del biologico, sì. C'è un sacco di realtà, cioè, qual è la sua opinione? Cioè, l'opinione del biologico 100% in Italia non c'è, perché se su un campo di grano uno sempre mette il biologico, il campo prima, quello dopo, ci sono altri prodotti che intanto l'aria spassa, dico, però senza dubbio sono migliori, però non il 100%. E sì. Però è un orientamento, sta dando insomma a questo momento. Beh, è una crescita a doppia cifra importante. Senta, lo sa che c'è un suo omonimo, si chiama Francesco Canella, quasi anche un suo coetaneo, che ha giocato nell'Inter ed era un attaccante. Se lei dovesse immaginarsi un giocatore di calcio, si vedrebbe attaccante, centrocampista o difensore? Centrocampista, uno di quelli che lavora di più, e se non avesse... sacrifica di più. Senta, se non avesse fatto questa carriera da super casoin, mi permetta il termine, che lavoro le sarebbe piaciuto fare eventualmente? Non dovrei dirlo, ma lo posso, cioè, no, io sono di una famiglia, provengo dalla campagna, siamo famiglie contadine numerose. Normalmente ogni famiglia ha minimo 7 figli e il terzo di ogni generazione doveva andare prete. Quindi lei è un mancato... mio zio monsignore, Don Francesco Canella, era monsignore della generazione prima di me, e si chiamava Francesco, che ora che sono, era il terzo della generazione, quando mi sono dato io ero il terzo della mia generazione, del mio papà, mi hanno messo il nome Francesco perché dovevo andare prete. Dopo, siccome sono del 31, finito la quinta elementare e dopo è venuta la guerra, il collegio Atene non prendevano più nessuno, quando che è finito la guerra che dovevo andare in collegio, diremo, avevo 15 anni e ci ho pensato un po'. Allora, con tutto il rispetto per la figura clericale, eccetera, anche perché di Francesco ne abbiamo già uno che fa il Papa, no? Quindi a noi sta bene che Francesco Canella si sia occupato dei suoi supermercati e da consumatori, insomma, apprezziamo il suo impegno. Grazie a Francesco Canella, fondatore del gruppo Ali, grazie per aver partecipato a Un caffè con l'esperto. Alla prossima. Grazie. Un caffè.
Caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine e Vibrosonica.